Finalmente arrivano questi tre punti, punti pesanti sia perché smuovono la classifica e soprattutto danno morale alla squadra. Soprattutto danno grande, grande morale e iniziano a dare certezze sul lavoro che si è fatto, anche se poi abbiamo avuto veramente poco tempo. Però la vittoria ci voleva, i 3 punti, poteva essere più larga, poi si è rischiato un po' alla fine, però siamo in una fase in questo momento che si sta costruendo, la squadra, la società sta cercando di costruire un ambiente che possa avere ambizione insieme a tifosi meravigliosi, tantissimi oggi, anche qui a sostenerci, a tifare con noi, a gioire della vittoria, dei gol. Io penso che questo è un momento in cui tutti insieme possiamo alzare il livello del Prato. Io darò tutto me stesso insieme allo staff per far sì che i ragazzi possano giocare al meglio ogni gara, cercando di portare a casa sempre il meglio e i 3 punti che sono la parte più importante, però vittoria veramente importante. Prima di passare dal punto di vista tecnico-tattico, vorrei fare un applauso ai nostri tifosi, anche oggi molto numerosi, che vi hanno sostenuto fino alla fine. Vero, 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 è qualcosa di eccezionale, stimolante per i ragazzi stessi, per me che comunque ci tengo molto il calcio dei tifosi e quando hai questa passione diventa tutto più bello anche lavorare quotidianamente per far crescere i ragazzi sul campo, perché poi sul campo si fatica, ma se tu hai questo sostegno la fatica non si sente, ti porta oltre i limiti, quindi è tutto molto bello, credo che quella di oggi sia una giornata che evidenzia ancora di più quanto il Prato abbia bisogno di palcoscenici più alti che però vanno raggiunti, ripeto, costruendo, che è quello che si sta facendo. Dal punto di vista invece tecnico-tattico, analizziamo primo tempo, secondo tempo, cosa ha visto, che differenziazioni ci sono da fare. Ora, al primo tempo abbiamo trovato i 2 gol rischiando praticamente mai, e poi sopra di 2 gol loro hanno cambiato modulo, ho cambiato anch'io per cercare di limitarli, potevamo fare il 3-0 in 2 o 3 occasioni con Lugnano, una volta con Maione. Poi, sai, mezza palla in aria su questi lancioni, qualche errore lo puoi fare, soprattutto quando c'è il peso del risultato negli ultimi minuti, prendi gol. Ma la gestione dopo il 2-1 è stata meravigliosa perché non abbiamo praticamente quasi mai rischiato nulla se non avuto la freddezza e la lucidità di giocare il pallone, di rompere la foga degli avversari, di recuperare la partita. E ora subito al lavoro. Decisamente. Torniamo, recuperiamo, gioiamo e domattina si lavora per recuperare energie e preparare la partita di mercoledì. Purtroppo è successo un infortunio a Aleksić, preoccupa. Preoccupa un po' perché quando si parla di spalle per gli attaccanti, ma un po' per tutti, vanno viste in maniera approfondita le cose. Speriamo non sia nulla di grave, che sia solo un dolore acuto del momento. È naturale che e ci sono altri in panchina. Chi è entrato, Tomaselli, ha fatto molto bene, con buona qualità, con grande grinta. Credo che la mentalità della squadra sia giusta, stiamo lavorando da questo punto di vista e sono convinto che possiamo anche toglierci qualche soddisfazione perché le qualità ci sono. Poi Aleksić lo valuteremo insieme allo staff medico e vedremo il da farsi.